Uè, nel corso dei miei video ho spesso avuto modo di parlarvi delle famosissime fake news, le bugie, le notizie false che circolano su internet. Ebbene, non vi stupirà sapere che la passione per le bufale non è una cosa recente. Da sempre ci sono stati individui che hanno deciso di spargere la disinformazione nel mondo. A volte per semplice burla, altre a fini di lucro. Insomma, siamo sempre stati circondati da persone false. Se però oggi i disinformatori si sono impigriti e si limitano a condividere qualche meme sgranato o qualche post dalla grammatica drammatica, un tempo i nostri avi si industriavano molto di più andando a realizzare dei veri e propri manufatti falsi, cosiddetti falsi storici. I protocolli dei savi di Sion, l'uomo di Piltdown, la sacra Sindone, le teste di Modi. Oggi iniziamo un viaggio che ci accompagnerà per diverse puntate, quindi se vi interessa il tema iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace o un commento se avete qualche suggerimento a riguardo. Iniziamo con quello che è l'argomento principe dei falsi storici, la religione. Forse proprio per la sua stessa natura, no? In cui l'uomo deve affidarsi a qualcosa piuttosto che andare ad usare lo spirito critico ed approfondire le fonti. Che cazzo devo dire? Poi non mi ricordo. Ah sì, oggi iniziamo con quello che ancora dopo secoli e secoli e secoli è un business floridissimo. Le reliquie. Tipo, che ne so, volete fare un po' di shopping? Niente di più facile. Lo sapevate che per comprare il santo prepuzio di nostro signore Gesù Cristo vi basta andare su eBay e spendere 805 euro più costi di spedizione? Io ci farei un pensierino, va che diventa un fermacarte che fai un figurone con gli ospiti. Se no, te lo metti lì sul comodino, prima di andare a dormire gli dai un bacino e fai proprio sogni d'oro. Ma andiamo con ordine. Ci troviamo nel Medioevo e tra uno sgozzamento e un andiamo a bruciargli la casa, il cristianesimo in Europa è ormai una presenza capillare nelle società occidentali. I santi sono ormai diventati più comuni di uno sconto di poltrone sofà e quindi svariati buon temponi hanno deciso di sfruttare la cosa inventandosi di sana pianta delle reliquie prodigiose, giacché si credeva che il contatto con i resti dei santi o di Cristo stesso avesse proprietà curative e spirituali. Persino Boccaccio ne parlò nel Decameron, inventandosi la storia di Frate Cipolla, un francescano che per raccogliere più offerte spacciò una penna di pappagallo per una piuma d'ali dell'arcangelo Gabriele. Chiese e privati cominciano una vera e propria gara di collezionismo che neanche i Funko Pop alle fiere manga. Anche se, considerando la morbosità con cui vengono venerate le reliquie, un paragone più calzante potrebbe essere quello dei cuscini appiccicosi con stampate sopra le immagini delle waifu. Le reliquie si dividono in classi o gradi, che bene o male equivalgono alla preziosità. Le reliquie di prima classe sono sostanzialmente pezzi di corpo dei santi, oppure oggetti venuti direttamente a contatto con Gesù Cristo. Perché lui giustamente è tipo il Cristiano Ronaldo dei santi, no? Quindi i suoi oggetti sono più importanti e valgono di più. Le reliquie di seconda classe, che sono cose che i santi hanno vestito o usato frequentemente, poi quelle di terza classe, che sono invece solamente degli oggetti che sono venuti a contatto con momenti della vita dei santi. Come ho detto, Gesù, che non so se ne avete mai sentito parlare, un tipetto in gamba, capello fluente, occhi azzurri, in grado di resuscitare i morti, ecco, uno che non passava proprio inosservato in Palestina, ecco. Gesù, come ho detto, è il più importante, quindi si sono sbizzarriti per riuscire a tirare fuori le cose più originali relative alla sua vita. Tipo il santo prepuzio. E badate bene che sto rischiando la vita per parlarne, perché pare, e dico pare perché in realtà non ho trovato veramente il documento, che sia vietato parlarne dal 1900 per via di un decreto ufficiale della Chiesa. Si rischia la scomunica se se ne parla. Quindi, cioè, sto passando delle pene molto gravi per voi. È proprio vero che gli youtuber venderebbero la propria anima per due like. Il santo prepuzio, asportato a Gesù 8 giorni dopo la nascita e conservato sott'olio come un'oliva qualsiasi da un'anziana ebrea, fa la sua comparsa ufficiale nell'800 come dono di Carlo Magno a Papa Leone III. Poi, secolo dopo secolo, decine di chiese arrivano ad affermare contemporaneamente di possedere la reliquia, l'ultima in Italia, a Calcata, dove viene rubato nel 1983. Le alternative sono quindi tre. Si trattava di falsi, Gesù aveva un'idra a 12 teste al posto del pene, oppure Gesù aveva un pisellone lungo come una baguette. Purtroppo non sapremo mai qual è la verità. Ma il sacro prepuzio non è l'unica reliquia in grado di moltiplicarsi magicamente.
Abbiamo 36 chiodi della croce, roba da far impallidire il miglior reparto ferramenta della Leroy Merlin. 4 colonne della flagellazione, quindi a occhio e croce almeno 3 di troppo, a meno che giocassero a tennis col corpo di Cristo. Oltre 2000 spine della corona di Cristo, neanche in 50 sfumature di grigio. E una moltitudine di pezzi di legno della croce, che sommati darebbero il 10% del volume totale. Potrebbero quindi essere tutti veri, non fosse che sono tutti di colori e legni diversi, quindi a meno che la croce fosse un'ardita opera di decoupage, risulta un po' difficile crederci, insomma. Ma parlando di Cristo, chiaramente la reliquia più famosa è la Sindone, o le Sindoni. Ma per questo avrei bisogno di qualcuno più vicino ai datori di lavoro, insomma, per parlarne. Qualcuno più dentro nel giro. Vediamo un po'. Chi potrei chiedere? Ciao bambini! Ma se vi dicessi che c'è un lenzuolo magico apparso per la prima volta in età medievale che presenta una tecnica di tessitura compatibile con telai inventati in età medievale, dove sulla superficie è raffigurata la figura di un uomo che secondo studi sperimentali è stato possibile riprodurre con tecniche e strumenti tipiche dell'età medievale e ottenendo tramite questi risultati del tutto simili all'originale, ma che poi per togliersi ogni dubbio sullo originale è stato possibile eseguire una datazione con il metodo del carbonio 14, prelevando dalla stoffa diversi campioni di lino per poi spedirli in 3 diversi laboratori specializzati per le datazioni a radiocarbonio, stabilendo tutti e 3 senza ombra di dubbio che il lino che è stato raccolto per comporre il tessuto è stato raccolto in epoca medievale. Voi che pensereste? Che quel lenzuolo è per forza del primo secolo e che ovviamente è vero che ha avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro e che è stato solo grazie all'energia magico-spirituale trascendentale emanata durante la resurrezione che il corpo ha potuto imprimere la sua immagine sopra il tessuto di lino, che poi è stata nascosta per i successivi secoli fino a quando non è apparsa in Francia nel 1355. C'è però una domanda. Come mai nei Vangeli, dove si racconta anche dell'ingresso di Pietro nel sepolcro che trova i panni dismessi che avevano avvolto il corpo di Gesù, nessuno se si è mai accorto della figurina di Cristo stampata sopra? Come vedete, la questione è molto semplice. C'è la scienza, le prove, le documentazioni storiche che affermano un fatto. E poi c'è la verità di fede, che funziona così. Non ti sento! La Sindone è vera, Grazie, grazie, grazie Padre Cain per il tuo intervento, è sempre molto prezioso. E anche voi, se volete diventare dei seguaci, andate a seguirlo nella sua parrocchia, su Telegram, su YouTube e su tutti gli altri suoi canali. Oppure, se siete più interessati al tema della Sindone, pensate un po', è uscito un suo video sul suo canale in parallelo a questo, Andate a cliccarlo, lo trovate in descrizione. Se non è un miracolo questo. Cristo, naturalmente, non è il solo focus del commercio / traffico di reliquie. Un'altra molto gettonata è la Madonna. Lei viene celebrata tramite tanti oggetti che ricordano momenti cardine della sua vita, come ad esempio, poco prima della sua ascensione in cielo, ella consegnò la propria cintura all'apostolo Tommaso. Ci teneva un sacco ad essere alla moda di fronte ai suoi amichetti. E quindi ecco che oggi nel mondo troviamo 8 cinture della Madonna, tutte ugualmente originali. Quindi o la Madonna era una zarra esagerata oppure aveva combattuto in WWE conquistando più cinture di John Cena. Non vedo altre spiegazioni. Abbiamo poi centinaia di ciocche di capelli di lunghezze e colori diversi. Un anello nuziale comparso sul mercato 1000 anni dopo Cristo, ma certificato come appartenente alla Madonna grazie a un miracolo prodigioso. In pratica, era posseduto da un orefice. Il figlio dell'orefice morì improvvisamente, salvo poi tornare in vita subito di corsa, testimoniando dicendo di essere stato riportato alla vita grazie all'anello della Madonna. Signori miei, se questo non è marketing livello divino, non so proprio cosa sia. Ma il mio preferito è il latte della Vergine, reperibile in una 70ina di ampolle sparse tra Italia, Spagna e Francia. Una produzione che farebbe concorrenza alla Granarolo, ma che probabilmente non supererebbe nemmeno un controllo qualità in Sri Lanka, considerando che spesso si è scoperto essere pezzetti di carbonato di calcio polverizzati. Altre reliquie degne di nota sono le 3 teste di San Giovanni Battista, che lo renderebbero più simile a Ghidorah, il leggendario drago della saga di Godzilla, che non ha un essere umano, i denti di Santa Apollonia, di cui giravano centinaia e centinaia di copie, manco fosse stata uno squalo che gli ricrescevano, e le ossa di 11.000 vergini trucidate da un re barbaro e conservate a Sant'Orsola, a Colonia.
che poi si è scoperto che in realtà erano 11 le vergini e c'era stato un errore di trascrizione, però ormai le ossa le avevano raccolte. Che fai, le butti? Se però pensate che il commercio di reliquie possa essere un business redditizio, aspettate ad entrarci, perché in realtà nel 2017 quel guastafeste di Papa Francesco lo ha proibito, pena la sospensione dei sacramenti o la scomunica. E infatti ad oggi non se ne trovano più, né nessuno, ma proprio zero. Curiosità finale, esistono anche reliquie laiche, come il dito medio di Galileo, come nella canzone del Capa, se siete dei fan, oppure la vescica di Spallanzani o i peni di Napoleone e Rasputin. Pensateci se avete qualche quattrino da parte. Con questo vi saluto, vi ringrazio se siete arrivati fino qui. Nel qual caso, se vi è piaciuto il video, invito a condividerlo, lasciare un mi piace, un commento, seguirmi sui miei canali e tutto quello che possa aiutare il mio progetto a crescere. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.